Non svelare i trucchi di Mazzocchi. Chi devo prendere? Dai, iniziamo a concentrarci. Allora, tira. Dai, forza. Mi raccomando. Ma l'abbiamo fatto. Al Jimmy's Crepe va di scena l'ultima giornata del girone d'andata con la Real Ottaviano che è già campione d'inverno con una settimana d'anticipo dopo la conquista della Coppa Italia. La squadra di Giugliano si aggiudica anche il titolo di campione d'inverno. Al Jimmy's Crepe arriva la stella nascente. Con le immagini andiamo ad analizzare questa partita molto interessante e molto bella tra due squadre che giocano davvero un ottimo futsal, con i padroni di casa che attaccano da sinistra verso destra, gli ospiti da destra verso sinistra. La squadra allenata da Giugliano passa subito in vantaggio dopo neanche 5 minuti con un recupero prodigioso di Attanasio sulla linea difensiva. Su questo passaggio il numero 5 ex Fragola la mette in mezzo per Mazzocchi, che con una finta poi realizza la rete dell'1-0 battendo Finamore. I padroni di casa sono scatenati sulle ali dell'entusiasmo, trovano anche il punto del 2-0 con Gabriele Cuomo. Si rende pericolosa la squadra guidata da Vito Letizia, dando un sussulto d'orgoglio con questa punizione battuta prima da Fierro e Carpentieri. È bravo però Aprile a dire di no. Arriva anche il palo di Altomale servito da Mazzocchi. Palla, cruce il palo ed esce fuori Attanasio per Mirante. Mirante, palla di ritorno per Attanasio del 3-0 della Real Ottaviano. Grande partita di Ciro Attanasio. Arriva però il 3-1 della Stella Nascente con questo tiro di Nastri che beffa Aprile sul proprio palo. 3-1, partita riaperta no, perché la squadra locale prima colpisce un palo con Altomare in contropiede, punta Fiero e prende il palo. Poi arriva il 4-1, quello dello stesso Altomare, ancora con un recupero strepitoso di Attanasio in fase difensiva. La palla arriva ad Altomare e realizza il punto del 4-1 con cui si va al riposo. Con le immagini possiamo andare ad analizzare la ripresa con la Stella Nascente che entra più in maniera molto più caparbia e Sant'Angelo si rende pericoloso subito, facendo tremare la porta di Aprile con questa bella girata. Bravo Aprile a dire di no. Ancora Stella Nascente pericolosa in contropiede, la palla però esce fuori. Arriva questo tiro di Altomare su schema di punizione, bravo Finamore a negargli la gioia del gol, e nel finale arriva il 5-1. Mazzocchi serve a Mirante, appostato sul secondo palo, beffa Finamore. 5-1, e nel finale arriva anche il tiro libero per l'area all'Ottaviano, fallito da De Luca, che manca l'appuntamento con gol. Finisce 5-1, ennesima vittoria interna consecutiva per l'area all'Ottaviano, che così continua la fuga personale verso la Serie C1.